Se il 2020 era stato un anno negativo per il Pescara, tra pandemia e risultati negativi, con un solo acuto, lo spareggio salvezza col Perugia, il 2021 va agli archivi come uno degli anni peggiori della storia del Pescara. Quella amara retrocessione in C che era stata scampata alcuni mesi prima è diventata realtà e il Delfino ha fatto poi fatica a immedesimarsi nella categoria inferiore, tanto che, anche ben prima della chiusura dell'anno solare, sono andati già in soffitta a propositi di vittoria del campionato. I numeri raccontano di una prima parte in Serie B, nella quale il Pescara ha collezionato 19 punti in 22 partite, appena sotto il punto di media. Solo 4 le vittorie, a fronte di 7 pareggi e 11 sconfitte. Nella stagione di Serie C, con la prima di ritorno già giocata, ultimo impegno del 2021, il bilancio è di 8 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. E dire che questo 2021 si era aperto con l'apice della rincorsa salvezza del Pescara, che sotto la gestione Breda si stava risollevando. La vittoria in casa della Reggiana, firmata da Scognamiglio, chiudendo il match con 9 uomini, aveva portato il Pescara per la prima volta in zona salvezza, ma dopo la sosta un nuovo tracollo. I massicci interventi di mercato non danno la svolta, Breda va in confusione, la squadra è un colabrodo. Un punto in 6 giornate, il presidente Sebastiani dà il ben servito all'allenatore trevigiano e chiama Gianluca Grassadonia, il quale si impegna sin da subito per ricaricare un ambiente depresso, ma i senatori, verso i quali la società punterà il dito a fine stagione, non spingono la rincorsa. Dei nuovi arrivi il solo esperto De Sena dà una mano alla causa, Odgaard è acerbo e gli altri neoarrivi fanno molto male, compreso il figliol prodigo Macin. Con Grassadonia arrivano 5 punti nelle prime 3 gare, ma il KO casalingo al 90° con l'Ascoli è una mazzata praticamente definitiva. Un altro guizzo d'orgoglio, il 3-1 col Pisa, poi il Covid irrompe nello spogliatoio del Delfino, nel bel mezzo della doppia trasferta lombarda, Monza-Brescia. Al Rigamonti anche un malore coglie l'allenatore biancazzurro, lo stop per il virus fa tornare in campo il Pescara dopo 17 giorni senza allenamenti di gruppo, ma le ultime partite sono solo una agonia in attesa del verdetto matematico che arriva nella trasferta di Cremona del 7 maggio. Dopo 3 giorni anche lonta di lasciare quella Serie B che era stata riconquistata 11 anni prima nel vedere la Salernitana festeggiare all'Adriatico la promozione in Serie A. In una lettera sul sito il presidente Daniele Sebastiani si scusa con la città e i tifosi per la retrocessione. Seguono settimane di attesa per la nomina delle nuove figure chiave della ripartenza. Escono intanto di scena i direttori Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti e il team manager Andrea Gessa. A metà giugno, sciolte le ultime riserve, Luca Matteassi, direttore sportivo, l'esperto Gaetano Auteri, fautore del 3-4-3, per la panchina. Drudi e Memusciai sono i superstiti di una rosa rinnovata e nella quale restano anche Valdifiori, fuori dal progetto tecnico, e un Galano con la testa altrove. Il rinnovato Pescara parte bene, fa risultati, il gioco non convince ma si intravedono margini di crescita. 12 punti nelle prime 6 partite, più 2 vittorie di Coppa. Ottobre però è un mese nerissimo, il KO interno con la Reggiana manda in tilt la squadra e ne mina le convinzioni. In 10 partite il Delfino ne vince solo 2, Reggiana e Modena, dietro di loro il Cesena, scappano via. Biancazzurri eliminati anche in Coppa Italia dal Teramo. Auteri rinnega per un po' il suo 3-4-3. Le pressioni della piazza, spiega il tecnico siciliano. Sul punto dell'esonero l'allenatore torna all'antico, fa scelte più decise, dà più spazio ai giovani e i risultati a dicembre tornano a sorridere. 10 punti nelle ultime 4 partite e il Pescara torna a vedere di nuovo positivo, con l'auspicio di un 2022 più foriero di soddisfazioni. Fare peggio del 2021, in fondo, sarà molto difficile.